buonasera. Ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale per averci concesso l'uso gratuito della sala e salutiamo l'assessore ai servizi sociali, la dottoressa Marisa Campanelli. Vuole salutare la platea? Un saluto a tutti, anche da parte del sindaco Massimo Bacci, dell'assessore Leo Puntini, che non possono essere presenti perché oggi invece si sono accavallati una serie di eventi che impongono che poi noi ci distribuiamo nelle varie zone. Io credo veramente, comunque, come assessore dei servizi sociali, che questo incontro sia importantissimo, perché mai come in questo momento è necessario che ci mettiamo un po' a riflettere sulle tematiche legate alla lotta alla illegalità e sulle tematiche legate alla solidarietà e anche un po' a riflettere sulla possibilità di trovare delle nuove strategie insieme per poter combattere una povertà che sembra sempre più dilagante, dovuta anche ad una crisi che sembra non finire mai. Dunque io ringrazio Libera, il gruppo Abele, tutti quelli che fisicamente si sono impegnati per dare vita a questo incontro e auguro a tutti voi di fruire al meglio di questo momento di condivisione e di confronto. Arrivederci. Grazie, so che ci sono altri sindaci presenti in sala, vedo la sindaca di Staffolo, Patrizia Musini, e chiederei di poter uscire un attimo dal protocollo, di dare la parola dopo aver sentito i nostri ospiti, perché è nostra intenzione poi interagire, no, con le varie amministrazioni comunali, quella è una comune di tutti i cardini della campagna, per cui magari dopo che abbiamo esposto le nostre idee possiamo tastare il polso, vedere se è possibile fare una parte di cammino insieme e portare avanti delle proposte. Sempre per restare fuori dal protocollo, so che i ringraziamenti vanno fatti alla fine, però in questo caso ci tengo particolarmente a ringraziare le persone che più di tutti mi hanno aiutato a fare questa cosa e a promuovere la campagna. Per cui ringrazio con grande affetto Daniele Fancello del Rampi, Emanuela Bartolini di Spazio Stello, Laura Santoni e Rossetti di Libera, oltre a tutti i ragazzi ovviamente di Libera, Leonora, Leonardo, eccetera, eccetera, Francesco, Filippo, eccetera. Quindi andiamo al centro della serata, che oggi parliamo di povertà. La povertà è oggi il più grande problema, uno dei più grandi problemi che vive la nostra nazione. Gli ultimi dati ISTAT fotografano una situazione veramente drammatica. La campagna di Serra Labra cerca di dare una risposta, di portare avanti le proposte concrete per contrastare la povertà. Si articola in 10 punti, 10 proposte, 10 azioni da portare avanti a livello locale, regionale e nazionale. Io penso, cioè, avendo letto appunto i dati ISTAT, poi ci parlerà di questo molto bene il nostro referente nazionale, uno su tutti a me ha colpito. In Italia oggi ci sono 1.400.000 minori che vivono in condizioni di povertà assoluta e 2.400.000 che vivono in condizioni di povertà relativa. Ma un altro dato che è veramente, io lo trovo agghiacciante, è quello dei cosiddetti NEET. Sono i giovani che non studiano, non lavorano, non rientrano in un corso di formazione professionale. In Italia siamo al 32%, siamo un paese europeo che ha livello, no? Questo percentuale più alta ed è un triste primato. Io penso che un paese, questa è una cosa detta, dritta e dritta, però di fatto un paese che non investe nelle energie dei giovani, nella loro creatività, nella loro possibilità di cambiare la società, è un paese che diventa vecchio e che di fatto cerca di morire. Detto questo, io darei la parola al nostro ospite, a uno dei nostri ospiti, comunque referente nazionale della campagna. Parliamo di 7 di marzo, io
inviterei a salutarlo con un applauso. Giuseppe è un economista, è uno scrittore, un giornalista, lui ha sempre militato nei centri sociali, insomma nelle attività sociali vicino alle organizzazioni in Sud America, come referente anche delle varie organizzazioni sindacali e politiche, no? E lavora a fianco, porta avanti le tematiche dei problemi degli agricoltori, delle fasce più povere di questi territori. Nel 2003 ha fondato l'associazione A Sud, è stato uno dei promotori della campagna per l'acqua pubblica, del referendum, e oggi dal 2013 segue questa campagna per l'Ira. Grazie Mirella, grazie davvero di cuore a tutti voi e a tutte voi per essere qui. Un ringraziamento alle istituzioni che ci hanno sostenuto in questo percorso, agli attivisti e alle attiviste di Libera che ci consentono di poter discutere oggi con voi. Parole, numeri, nel nostro paese si fa un gran parlare, spesso sentiamo numeri, sentiamo priorità. Ecco, noi per noi di Libera, del gruppo Abele, per le mille realtà che hanno aderito e promuovono con me la campagna, oggi la priorità, come ricordava Mirella, è la povertà. Non fosse altro per una questione numerica, il dato, noi abbiamo iniziato questa campagna un anno e mezzo fa, e quando abbiamo iniziato la campagna, per dirvi, i dati ISTAT che portavano una povertà relativa, e quindi persone costrette a vivere con 506 euro al mese, che colpivano 8 milioni e mezzo di persone. Pensate, dopo appena un anno e mezzo, 14 mesi, secondo gli ultimi rapporti ISTAT, quello del 2013, siamo arrivati a 10 milioni e mezzo di mila persone. Cioè 10 milioni di italiani e italiane sono costretti a vivere con meno di 506 euro, se sono single, se sono in coppia, con meno di 775. Ma il dato più raccapricciante è l'esplosione della povertà assoluta. Pensate che nel 2008, quando inizia la crisi, la povertà assoluta in Italia colpiva un milione e scarso di persone. Oggi sono 6 milioni di persone in povertà assoluta. Un dato agghiacciante che ci riporta alla prima guerra mondiale, per capirci, vi dico in termini di relazioni e di analisi economiche, noi dovremmo andare davvero indietro nel tempo per ritrovare un paese in cui 16 milioni di persone sono costrette a vivere in questa maniera. Mirella ricordava i dati della povertà minorile. Vale la pena ricordarci che siamo purtroppo maglia nera in Europa per ciò che riguarda la povertà minorile. Anche questa negli ultimi due anni è aumentata, è passata da 723.000 unità a 1.423.000 unità. Parliamo di unità, però sono sempre volti, persone, noi parliamo di numeri, ma dietro ognuno di quei numeri ci sono milioni di storie, milioni di volti, milioni di nomi, di relazioni sociali, di relazioni umane che vengono spezzate. Siamo maglia nera in Europa per ciò che riguarda la dispersione scolastica, nel nostro paese è al 17,5%, punte del 21, 22, 23 al sud, la media europea del 13,5%. Se a questo aggiungete, abbinate, il dato sulla disoccupazione, sappiamo che abbiamo in questo momento 3 milioni e 400 mila disoccupati, il dato della precarietà, che è prossimo ai 4 milioni di precari nel nostro paese, i dati dei working poors, questa nuova categoria dell'economia che dico io ho 41 anni, noi non la studiavamo nei test di economia perché ci avevano insegnato che bastava il lavoro, il salario per uscire dalla povertà, perché il salario sarebbe dovuto essere un salario dignitoso per permetterci di vivere. Invece pensate che nel nostro paese abbiamo il 12% della popolazione complessiva lavorativa, quindi parliamo di 3.200.000 persone, che sono working poor, cioè che nonostante hanno un lavoro non riescono ad arrivare a fine mese, sono considerati poveri. Anche questo è un dato in cui siamo superiori alla Bulgaria e alla Grecia, con tutto rispetto per la Bulgaria e la Grecia, ma è un dato su cui non solo vale la pena riflettere, vale la pena intervenire. E allora, andando un po' anche per flesso, perché ci interessa molto lo scambio con voi, con le istituzioni, con le associazioni, per capire cosa in maniera concreta a Iesi e nelle Marche possiamo riuscire ad attivare, però alcuni ragionamenti li vogliamo con voi declinare, perché crediamo davvero tantissimo nella importanza della partecipazione dei cittadini e delle cittadine alle scelte,
Ma come si sceglie? Se Luigi ci ricorda, Luigi Ciotti, che oggi responsabilità è conoscenza. Per cui per definirci persone responsabili dobbiamo conoscere. E allora se vogliamo conoscere i dati sulla povertà e capirne l'origine, dovremmo cercare di comprendere com'è possibile che in soli 6 anni dall'esplosione della crisi del 2008, quindi 5 anni e mezzo, è quasi triplicata la povertà del nostro paese e i numeri anche dei disoccupati. La povertà, di chi sono le responsabilità? Perché spesso sentiamo parlare di esclusione sociale, di povertà, però il pensiero non viene declinato fino in fondo, non ci si dice tutta la verità. Ed è questo il motivo per cui Libera e Tutto Bene 14 mesi fa hanno deciso di scrivere un rapporto, un dossier, per dire la nostra, perché ognuno deve dire la propria, ognuno deve fare la sua parte. A nostro avviso la povertà è la conseguenza di politiche economiche sbagliate, di politiche economiche sciagurate che le istituzioni nazionali, le istituzioni europee hanno messo in campo per rispondere a una crisi che, guardate bene, non è una crisi che parte, come ci vogliono far credere, nel 2008, nel 2009, nel 2010. Se noi prendiamo tutti i test, tutte le analisi dei principali economisti, dei premi Nobel che ci sono stati, la crisi in realtà parte a fine anni 70, quando iniziano ad aumentare le diseguaglianze nei decimali di chi sta su rispetto a chi sta giù, cioè l'indice Gini che misura la distribuzione della ricchezza nel paese, inizia a parlarci del fatto che le diseguaglianze iniziano ad aumentare. Davanti all'aumento delle diseguaglianze, noi abbiamo scoperto l'esplosione della crisi bancaria e finanziaria, che molti di voi ricorderanno nel 2008, nel 2009, una crisi a cui noi abbiamo reagito malissimo. Abbiamo in Europa concesso in ottobre del 2010 4.500 miliardi per salvare le banche, che hanno fatto esplodere i debiti pubblici. A noi però ci è stato detto nel 2010 che il problema è il problema del debito sovrano, che un paese come il nostro, un debito così alto, non si può permettere la spesa pubblica e quindi la spesa sociale andava ridimensionata. Ora, poi ci arriviamo sul concetto di welfare in termini anche giuridici, ma la verità è un'altra. La verità è che il debito pubblico esplode perché noi prendiamo in pancia i fallimenti di molte banche che non lasciamo fallire, e a queste banche, guardate bene, non abbiamo proposto uno straccio di riforma, non abbiamo impedito a queste banche di continuare a investire in titoli tossici, i derivati, cioè quella finanza speculativa che è uno dei motivi delle crisi che noi abbiamo a livello planetario. Per cui oggi cosa abbiamo? Abbiamo le politiche di austerity che nel 2010 hanno pensato di rispondere alla crisi in Europa imponendo privatizzazioni, tagli al welfare e politiche di compatibilità finanziaria di Stati. Tra l'altro per noi che non siamo né giuristi e che non siamo né scienziati, che cosa voleva dire? Voleva dire molto banalmente che i soldi per il welfare, per i diritti, per gli investimenti pubblici, non ci sono più, che dobbiamo dare quei soldi per rientrare nel rapporto debito-PIL così come è stato firmato 2 anni fa a Bruxelles. Avete sentito parlare in questi giorni di fiscal compact, una bruttissima parola, perdonatemi, ma noi 14 mesi fa dicevamo è impossibile per il nostro paese pensare di riportare il rapporto debito-PIL al 60% a fronte di un 133% attuale del debito, perché significherebbe rientrare di non meno di 55 miliardi ogni anno più i 92 interessi sul debito. E dove li andiamo a prendere questi soldi? Capite perché la politica ci dice non ci sono i soldi? I soldi ci sono, vengono spesi per altre priorità che a nostro avviso sono sbagliate, controproducenti, ma sono, sentite qua, questo ci hanno spiegato i costituzionalisti che promuovono con noi la campagna, dal vicepresidente della Corte Costituzionale Maddalena, Stefano Rodotà, per citarvi alcuni che magari conoscete. Quello che sta avvenendo in Italia e in Europa è illegale in termini costituzionali. Come illegale? Ebbene, i primi 12 articoli della Costituzione, ci hanno spiegato Rodotà, Onida, Maddalena, in realtà stabiliscono i criteri di ripartizione dei fondi che il legislatore costituente ha voluto dare per indicare la nostra idea di civiltà. Cioè, meglio, cosa vuol dire? Vuol dire che il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione vengono prima di altre priorità. Perché l'idea di civiltà sulla quale noi abbiamo costruito il nostro contratto sociale si fonda sulla intangibilità della dignità umana. Una roba splendida. La nostra Costituzione è la prima a inserire questo concetto, superando concetto di dignità espresso dalla rivoluzione francese e contaminando perfino la carta dei diritti dell'uomo.
Pensate che la Carta dei diritti dell'uomo si ispira a questi concetti contenuti nella nostra Costituzione, che dice la libertà e l'uguaglianza devono essere declinate a partire dal concetto di dignità. Quindi le forze produttive, i modelli economici, il modello di sviluppo deve garantire la dignità degli esseri umani. È inutile che vi ricordo che l'articolo 3 e tanti articoli della nostra Costituzione che impongono come dovere dello Stato quello di rimuovere gli ostacoli che ci sono, che si frappongono per lo sviluppo della dignità umana. Parliamo quindi di uno Stato assistenziale? No, parliamo di un progetto di civiltà. Nella nostra Costituzione c'è anche la strategia dello sviluppo, indicato tutto, si parla di proprietà collettiva come elemento centrale per garantire la sovranità da esercitare sul territorio. Il territorio, sovranità e popolo sono intrecciati da un concetto fondato sulla proprietà collettiva. La proprietà collettiva viene prima della proprietà privata. Infatti l'articolo 41 tutela la proprietà privata e l'economia di mercato a patto che venga garantita la funzione sociale. Pensate com'è straordinaria la nostra Costituzione nell'indicare un'idea di civiltà, un modello di sviluppo, un modello di società. Per questo poi continuiamo a dire, come Libera e Gruppo Verde, che la più grave illegalità del nostro Paese è l'aumento dei poveri. E siamo veramente stufi, e che lo dica un prete indicativo, non sono io, l'avete capito bene, ma Don Luigi Ciotti, è gravissimo che in questo Paese ci sia uno scarto oramai tra solidarietà e giustizia. E cioè Don Milani diceva che la carità senza giustizia equivale a una truffa. Per cui siamo stanchi di sentire parlare di povertà, lo diciamo anche alle istituzioni con questo approccio caritatevole, per cui i poveri vanno aiutati. I poveri non dovrebbero esistere in Italia, è un po' diverso. E i poveri non vogliono essere aiutati, i poveri vogliono dignità. Un padre di famiglia che rimane senza lavoro, e qua parliamo di ceti medi che sono caduti in povertà, perché ci sono anche nuove la povertà, non vuole che qualcuno gli porti un pacco per mangiare a casa, vuole un lavoro, vuole dignità, vuole servizi. E allora ci siamo chiesti, com'è che si diventa poveri? E torniamo alla questione di prima. Evidentemente quando si perde il lavoro e quando si perde il welfare. Quindi due diritti, come mi spiegava la volontà, il diritto al lavoro e il diritto al welfare, perché il welfare altro non è che un insieme di diritti che vengono declinati e garantiti a ogni essere umano. Capite perché stride l'idea di un'Europa che devolve potere decisionale in alto e abbandona in basso centinaia di milioni di persone? La crisi non è una crisi italiana, guardate bene, è una crisi europea, è una crisi strutturale. In Europa ci sono 126,4 milioni di poveri. Parliamo del 24,8% della popolazione complessiva europea e abbiamo 43 milioni di indigenti secondo la Croce Rossa internazionale. Come dire che l'Europa più o meno sta nella stessa situazione qui nel nostro paese. Per lo stesso identico motivo, un continente fondato per ripudiare la guerra, ricordate il sogno di Altiero Spinelli, il manifesto di Ventotene, fondato sui diritti, sul welfare, purtroppo vive da una decina d'anni a questa parte uno strapotere da parte delle tecnocrazie, delle banche, della finanza e una incapacità della politica, almeno di quella istituzionale che siamo abituati a conoscere, nel leggere i fenomeni, nell'opporsi a chi ti continua a dire è la Merkel, vi ricordate, il governo tedesco, dobbiamo rientrare, le compatibilità. Ecco, noi una settimana fa, dopo che per un anno siamo stati attaccati dovunque, come Libera, io ho girato 105 città e spesso sentivo la quantità anche di minacce che veniva rivolta alla nostra organizzazione. Ecco, noi 14 mesi fa già dicevamo che il nostro paese non poteva stare all'interno di quella logica perché si applicava la cancelleria sociale. Abbiamo appreso con gioia dai giornali una settimana fa, come avete visto, una notizia enorme che poi è stata data insomma in maniera quasi marginale, che il governo italiano, Padoan, ha dichiarato alla Commissione Europea che non è in grado di onorare il fiscal compact, che non se ne parla proprio, ne parliamo nel 2017, altrettanto ha fatto la Francia. Forse, ecco, un consiglio alle forze politiche, forse la prossima volta evitate di puntare la croce sui cittadini e associazioni come i medici, le organizzazioni come Libera e Gruppo Verde, che invece si sbattono e si impegnano per difendere i diritti in questo paese. Forse la vera risorsa in questo paese che abbiamo per uscire dalla crisi siamo noi cittadini e cittadine, cosa che la Costituzione ha previsto benissimo, tant'è vero che il compito
di raggiungere la giustizia sociale non è a vantaggio esclusivo dei partiti. La Costituzione è precisa anche su questo. La Costituzione chiede a ogni cittadino di lavorare per la giustizia sociale. È compito di ogni cittadino. Noi siamo istituzionalità sociale, abbiamo un potere che dobbiamo recuperare. E questo potere di stare insieme diventa potere e visione nel momento in cui scriviamo una piattaforma, individuiamo degli obiettivi per le nostre comunità, per i nostri territori, per migliorare la nostra condizione materiale, per migliorare la nostra idea di civiltà, perché non possiamo immaginare di continuare a far finta di niente. Perché? Ce lo dicono i dati. Se voi prendete una lavagna e costruite i dati dal 2008 al 2013 come li abbiamo noi, vedrete una linea che va in salita così. E se non cambiamo registro, se non cambiamo le politiche economiche, sarà sempre peggio. E qua permetteteci, come libera una piccola digressione sulle questioni della mafia. Perché alcuni giornalisti hanno avuto anche l'ardire di chiederci: ma perché Libera? Vabbè, il gruppo Abele si sia preoccupato degli ultimi, e si sa. Ma Libera non dovrebbe fare la lotta alle mafie? E non so dover spiegare ai giornalisti che quando io vado a parlare ad esempio a Crotone, dove c'è il 70% di disoccupazione giovanile, se lo Stato non garantisce lavoro e welfare in questi luoghi, secondo voi la mafia è più forte o più debole? Cioè, ma sembra di parlare veramente ogni tanto in una situazione in cui, no, a proposito di riforme, forse la riforma anche del pensiero, per chi fa la professione di giornalista da questo punto di vista gli interrebbe, come si fa a non capire che le mafie hanno già vinto se il paese rimane così com'è? Noi ci scontriamo ogni giorno con le mafie e perdiamo se al sud, ma anche al nord, non siamo in grado di dare risposte che garantiscono come percorso per chi vuole lottare contro le mafie, uscire dal fenomeno mafioso, un percorso di inserimento sociale. Quando tu non hai il lavoro, non hai il welfare, guardate, io lo dico anche da meridionale, il welfare te lo garantisce lo zio, la camorra, la pensione te la garantisce Cosa Nostra e il lavoro te lo darà grande. Se vogliamo essere ipocriti e non guardare questo, possiamo continuare a farlo, ma questa è la realtà. C'è un esercito di manodopera di riserva, parola puntuata dal passato, che è fornito da giovani disoccupati, lo diceva Mirella, i famosi NEET, no, questi che né vanno più a scuola, né cercano lavoro e né sono un percorso formativo. I psicologi direbbero sono depressi, che abbiamo un paese anche depresso, perché se ai giovani non gli dai una visione, un'idea, qualcosa per cui battersi per migliorare la propria condizione, è finita. E questo è un altro aspetto di questa campagna. Per noi è fondamentale la partecipazione dei cittadini, dei giovani, nelle scelte che dobbiamo fare. Ecco perché, come ricordava Mirella, abbiamo una serie di proposte a livello territoriale che possiamo provare a declinare insieme. Il blocco degli sfratti, per esempio, per le famiglie che soffrono di morosità incolpevole, è qualcosa da affrontare, non ci si può celare dietro un concetto di illegalità. E anche su questo Domenici l'ha detto in un'intervista a Panorama di recente, che siamo stufi di sentir parlare di legalità. Parliamo di giustizia, che è meglio, perché nel nostro paese si sono rese lecite le cose più illecite, lo abbiamo visto. E quindi davanti a 16 milioni di poveri, quindi davanti alla più gigantesca illegalità costituzionale che abbiamo mai conosciuto, parlare di legalità è un po' stridente. Parliamo di giustizia allora. Secondo voi 400.000 famiglie considerate morosi in termini colpevoli, perché magari erano 2 del 100 membri, uno dei due ha perso il lavoro e adesso occupa casa o si trova per strada, che fanno? Noi abbiamo proposto il blocco degli sfratti alle istituzioni locali e la possibilità di utilizzare dei fondi, perché non vogliamo colpire certo il piccolo proprietario di casa che affitta la propria casa, certo colpire i rentieri a noi non interessa nulla, se si colpisce il Gucci, per capire, che c'ha magari 50.000 case sfitte a Roma per far aumentare il prezzo degli affitti, ma diciamo, se il pensionato ha affittato casa a una coppia che non riesce a pagare, sono due problemi. Noi non vogliamo un paese in cui c'è una guerra tra il povero contro il più povero. Allora esistono dei fondi che possono essere messi a disposizione per colmare questa distanza tra domanda e offerta. L'abbiamo ottenuto in alcune città, ma guardate, l'abbiamo ottenuto grazie a voi, grazie alla possibilità delle associazioni, dei cittadini di fare rete, delle parrocchie, delle cooperative, delle case di fare rete, di andare poi alle istituzioni a dire: guardate, siamo tanti e in tanti vi chiediamo il blocco degli sfratti. La residenza per i senza fissa dimora, in un paese che si atteggia e si definisce cristiano,
Insomma, riflettiamo su questo. C'è una legge dello Stato da 20 anni che prevede che se tu sei senza fissa dimora e bussi alla porta del tuo comune, il comune ti deve dare la carta d'identità. Perché? Perché la carta d'identità ti dà la possibilità di accedere al servizio socio-sanitario nazionale, di accedere alla pensione se ne hai diritto, e magari ricevere una lettera da un precario, magari una lettera per essere proposto a un lavoro o un colloquio. Se io non ho questa, io sono invisibilizzato. Guardate che è bruttissimo una civiltà che invisibilizza i cittadini. Quindi questi sono ancora peggio dei poveri. Ne abbiamo 70.000 in Italia. E noi ci sbattiamo spesso con le istituzioni, per cui evitiamo di parlare di sindaci amici o non amici, ci sbattiamo comunque, a prescindere dal colore politico, perché spesso si fa fatica a far rispettare la legge ancora a dei sindaci. Pensate che con gli avvocati di strada abbiamo denunciato il sindaco di Bologna, vincendo la causa. In oggi a Bologna tu puoi avere la carta d'identità, quindi la residenza legale, ma via notizia che il comune ti deve dare. Questa è una proposta di civiltà, quindi noi ci auguriamo anche nelle Marche che si possa, agli esici, ne siamo felici, meno male, un punto di civiltà importante, e ci auguriamo che si possa fare ovunque, perché su queste battaglie ricostruiamo le civiltà insieme, guardate. Su queste battaglie evitiamo che camminino alle nostre spalle delle persone che consideriamo invisibili, ma che sono come noi, che potremmo essere noi se perdiamo il lavoro, perché è una situazione in cui non ti garantiscono più i servizi, se perdi il lavoro oggi è tosta, è dura. Così come la questione dei beni confiscati e dei beni pubblici. Abbiamo in Italia 11.200 beni confiscati alle mafie, più di 2.000 aziende, e forse entreranno nella disponibilità dello Stato 50.000 beni confiscati. L'altro giorno il Sole 24 Ore parlava di un welfare potenziale di 40 miliardi di euro, per noi sono di più, immaginate, due manovre finanziarie. Libera, oltre a essersi impegnata 20 anni fa per la legge, la 109 del 96, che prevede la confisca dei beni mafiosi di utilizzo sociale, per cui è bene ricordarlo, un signore che si chiamava Pio La Torre è stato ammazzato con un cane in Sicilia, insomma era un deputato del Partito Comunista per questa legge. Per questa legge che quando la mafia colpisce i beni, allora la battaglia si fa seria. Ecco, noi continuiamo a dire allo Stato che deve fare di più, perché soltanto pochi di questi beni confiscati oggi è disponibile per le cooperative, per le strutture, per le associazioni, per le parrocchie, per fare attività. In una fase di crisi come questa, secondo voi ce ne sarebbe bisogno? È certo che ce ne sarebbe bisogno. Potremmo fare co-working, co-housing, scusate le brutte parole, ma i giovani magari comprenderanno, cioè ci sono dei luoghi e delle situazioni in cui magari mi manca la sede e non posso aprire un'attività di impresa, oppure l'affitto è molto alto, o pensate alla rottura del nucleo familiare, molti papà costretti ad andare sotto un ponte dopo che si separano dalla famiglia perché non hanno come affittarsi un'altra casa. Potremmo pensare a questi luoghi come luoghi da gestire in termini sociali, per generare un nuovo welfare e quindi combattere l'esclusione sociale. Come vedete sono proposte concrete, pensate ai territori, ne discutevamo anche col prossimo relatore, si può fare agricoltura sociale. L'agricoltura sociale è uno strumento straordinario per creare lavoro, per uscire dall'esclusione sociale, per combattere un problema che magari hai, perché si fa inserimento in situazioni difficili grazie all'agricoltura sociale, ed è soprattutto una strada per ritornare a comprendere che dobbiamo anche costruire un rapporto con la vita, con la natura, con la terra, con madre terra, diverso. Quindi anche rispettare la terra nelle nostre produzioni. E queste sono le proposte territoriali. Abbiamo proposte nazionali ed europee, ovviamente agganciate a determinati temi importanti come quelli che discutevamo prima, cioè lo stop alle politiche di austerità. La buona notizia è che 14 mesi fa eravamo soli ad avere il coraggio di dire questa roba che tutti sapevano, oggi ci sta il referendum della CGIL contro le politiche di austerità. Il governo italiano che dice che il fiscal compact va rivisto, la Francia che dice altrettanto, la Grecia che dice altrettanto, ne siamo contenti, non smettiamo di spingere su questo argomento, perché fino a quando avremo le politiche di austerità non potremo liberare risorse per il lavoro e per il welfare, quindi bisogna continuare. Abbiamo proposto il reddito minimo di inserimento per una vita dignitosa, non l'abbiamo fatto da soli, l'abbiamo fatto con la European Anti-Poverty Network, che è un network che sta in 31 paesi europei, quindi 3 in più dei 28, e con decine di migliaia di realtà del sociale, del scienziato, professori, ha proposto una misura che voi non ci crederete mai, solo l'Italia, la Grecia e la Bulgaria non hanno ancora. E quando sentiamo ce lo chiede l'Europa, che sta per le tesserie, ecco, sicuramente una direttiva europea c'è stata,
ed è stata per dire che bisogna introdurre il reddito minimo. L'Italia, la Grecia e la Ungheria non l'hanno recepita. Noi abbiamo fatto l'8 ottobre a Roma una conferenza nazionale sul reddito minimo, dove sono venuti anche esponenti della Commissione Europea. C'è una proposta, il 60% del reddito mediano da dare a chi cerca lavoro non trova come ricco. Ci serve una proposta importante nella fase come questa. E poi, e concludo, siccome non possiamo pensare di risolvere tutto con il reddito minimo, lo dico con grande onestà, né con il sostegno al welfare, che è un diritto costituzionale, bisogna pensare come si crea lavoro, visto che abbiamo perso il 25% di capacità produttiva, lo direbbero i sindacati dei metalmeccanici, è lo stesso dato che trovate durante le guerre mondiali, cioè un dato incredibile perdere il 25% in 7 anni di capacità produttiva. Evidentemente, o pensiamo di ritornare ai famosi 30 producendo televisori, automobili, elettrodomestici, facendo finta che non esista la crisi ecologica e che non esista una crisi della domanda per saturazione su questi beni, oppure pensiamo a seguire quello che la scienza ci dice da 30 anni. E cioè l'unica maniera per creare lavoro strutturale e buono è la riconversione ecologica delle attività produttive della filiera energetica. Creeremo milioni di posti di lavoro. Quello che è successo a Genova lo avete visto, io ieri sono stato attento a sentire che ci fosse stato uno che ha parlato di crisi ecologica, l'ha fatto il CNR, è preoccupante se la scienza deve ricordare il ruolo della politica, perché noi lo sappiamo che il nostro paese è a rischio idrogeologico, noi lo sappiamo che i cambiamenti climatici producono un'alterazione delle precipitazioni per cui ti cade la stessa quantità d'acqua ma in un momento inferiore, in un tempo inferiore, le famose bombe d'acqua, per cui i materiali, il traffico, i nostri modelli non sono in grado, o ci adattiamo, mitighiamo i cambiamenti climatici, oppure i danni economici saranno devastanti, pensate a quanto hanno perso il lavoro, le attività di Agenda. Per cui abbiamo delle proposte serie, come vedete, che sono discusse dalla scienza, dagli economisti, dai biologi, dai fisici, ma soprattutto devono essere portate avanti sulle vostre e sulle nostre gambe, perché per quanto possiamo avere ragione, se poi non ci misuriamo in termini di costruzione del consenso, di proposta verso le istituzioni, verso i media, non ce la facciamo. Per cui l'appello che vi facciamo è esattamente questo: noi il 17 saremo a Piazza Montecitorio, qui davanti al Parlamento, perché è la giornata mondiale per l'eliminazione della povertà, non ci crederete mai. E le parole sono importanti, le Nazioni Unite nel 93 hanno parlato di eliminazione della povertà, non riduzione della povertà, non contrasto alla povertà. Il bond del governo, il programma operativo nazionale sull'esclusione sociale dal 2014 al 2020, così lo diciamo una volta per tutte e ci vediamo in dente, purtroppo prevede di ridurre la povertà di 2,2 milioni di persone. Peccato che aumenta ogni anno di più. E quindi siamo un po' preoccupati se il governo pensa in 6 anni di ridurre di 2,2 milioni se ogni anno aumenta di 2,3. C'è qualcosa che ci sfugge, evidentemente, non è una priorità. Un giorno saremo in piazza per ridare la parola agli allattati, ai paraplegici, a tutti quelli che sono stati colpiti dalla crisi, ai senza fissa dimora, ai padri di famiglia, alle cooperative, perché è l'unica, evidentemente, cercare di fare reti tra noi, ma non fare reti tanto per farla, individuando una visione, una prospettiva, delle proposte concrete su cui costruire un'idea evidentemente diversa di società e di civiltà. Questo chiediamo a voi anche di fare, perché questo ci riguarda tutti, penso l'abbiamo compreso, la crisi ci riguarda tutti, la coesione sociale è un bene comune che va preservato, i diritti sono il centro del nostro discorso, per cui a chi si preoccupa di quello che sta facendo, libera a fare politica, perché fare politica significa prendere posizione, prendere delle decisioni, fare delle proposte, lo facciamo consapevoli che ognuno sta al suo posto, ma con la forza che merita.